amici, salutiamoli ancora, una accoppiata davvero magnifica. In realtà Ugo ormai è la nostra mascotte, simpaticissimo. Lui è un assiolo dalla faccia bianca indiano. Pensate, viene dall'India, ma è davvero... Qualcuno mi chiede, ma poi cresce? No, è proprio così, quella è la razza tutta. Più di così non va, ha già più di un anno, quindi direi che va bene così. Oh, rimaniamo sempre nell'ambito dei rapaci notturni, perché è arrivato il momento invece di presentare un rapace un pochettino più grande rispetto a Ugo. Davvero molto elegante, sinuosa, snella. Bellissima, insomma, non ho altre parole da aggiungere, sto parlando del Barbagianni Barbie. Però non vi ha sentito Barbie, mi sa che non vi ha sentito. Sono o non sono una coppia dolcissima insieme, eh? Ormai hanno raggiunto una simbiosi unica. Oh, una particolare dei rapaci notturni riguarda un pochettino la vista, cioè molto spesso si pensa che i rapaci notturni cacciano di notte perché hanno una vista più sviluppata, non è così, anzi hanno un particolare sistema uditivo sviluppato perché i forami auricolari, le orecchie in pratica sono disassate e grazie a questa particolare forma della faccia che hanno a forma di parabola riescono a discriminare in maniera tridimensionale l'immagine dei rumori che sentono nella notte. È chiaro che di notte è più semplice per loro individuarli in maniera assolutamente precisa, riescono ad afferrare la loro preda e questo poi è il risultato di uno spettacolo della natura unico. Amore, amore, dove sei? Ma chi parla? Amore! Ma chi parla? Amore! Ma di nuovo lei? Amore, ma non tu, lei! Ma come lei? Ma che lei? Ma che dice? Scusi, signor domatore! Amore, io ti amo! Lasci perdere, per cortesia! Ho fatto sparare anche per te questi splendidi fuochi d'artificio! Ma che fa con la... Amore! Vieni a cena con me! No! Abbiamo un problema! Sì! Oh. Abbiamo un problema! Benissimo! Abbiamo un problema! Ecco, questo... Ok, abbiamo capito. Allora, siccome noi siamo super organizzati, nel frattempo quello che avevo chiesto all'inizio ve lo chiedo adesso, di avere qualche minuto di pazienza, perché insomma ci stanno questi splendidi fuochi. Nel frattempo rimanete comodi, noi torniamo subitissimo. Grazie!